Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, sempre vi devo dare delle informazioni importanti. Allora, like, iscrizione, commentino e attivate la campanellina per non perdere più nessuna notifica di questi video che vi porto in descrizione. Ci sono tantissimi link, ce ne stanno almeno 5. Quello di Instagram, quello di TikTok, quello del mio primo canale, c'è il link di OneFootball, la migliore applicazione del calcio, e poi ovviamente c'è anche il link di quelle 54 salviette umidificanti. Oggi video per il nostro canalino che stiamo formando tanti tanti iscritti. Allora, sto registrando il 27 luglio e sono in vacanza in Emilia Romagna, però nonostante questo registriamo questo video. Allora io partirei subito. Come sempre, secondo episodio di questo format, What is my value? Qual è il mio valore? Andiamo sempre sul livello principiante. Stavolta però dobbiamo battere il nostro record, che è di 16 giocatori azzeccati. Partiamo subito. Allora, le prime cerchiamo di farle veloce. Il valore di mercato di Brahim e Cristante è più basso o più alto rispetto a quello di Federico Gatti? Allora, Cristante ha fatto bene con la Roma. A parte, vabbè, ogni tanto qualche errorino, ma è proprio il giocatore che fa sti errori. Se Cristante il prossimo anno non fa errori, può essere in assoluto uno dei migliori centrocampisti, perché già lo è, però ci stanno ancora quegli errorini. Comunque il suo valore è più alto. Cristante 25 milioni, 20 milioni come Frattesi, hai capito? Jérémie Thauvin, giocatore del Sassuolo, non so nemmeno chi è, però sicuramente vale di meno di questo. 5 milioni. Dusan Vlahovic contro, vabbè, Dusan Vlahovic. Vlahovic 85 milioni, un botto, raga, un botto veramente. Tantissimo. Allora, io su Vlahovic vorrei dire una cosa. Nemmeno Lukaku ha raggiunto quel valore. Lukaku all'Inter doveva valere veramente tanto. Secondo me Vlahovic non ne vale così tanto. Vale tanto, ma così è troppo. Non so se è paragonabile a Lautaro, eh. Lautaro costa 75 milioni. Vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Faccio la prima domanda. Secondo voi è più forte Vlahovic o Lautaro? Parere sincero, eh. Sincero. Vabbè, lo vado, c'ho un valore più basso. Scusate se stannutisco, però insomma, con un po' di tosse. Vabbè, chi minchia è qua? Non mi bannate il canale YouTube? Non mi bannate il canale YouTube? Ma non so in realtà se costa. Allora, io non lo so quanto costi, però guardate, provo a sparare più alto. Ok, 14 milioni. E l'Apple è più o meno a quelle cifre se l'ha comprato, eh. Per dirvi, quindi ok. Allora, qui mi apre le pubblicità. Ora le vediamo subito. Aspettate. Aspettate. Ecco qua. Figaio Tomori vale lui, anche lui 50. Mamma mia, 50 milioni. Mamma mia, che valore. Ceccherini, che è forte comunque, però vale poco, insomma. Barak, giocatore quest'anno al Verona incredibile. Mi sono capito tutti i giocatori del Verona, comunque il valore di Dimezzo è più basso. La metà. Vabbè, questo non c'è nemmeno bisogno di dirlo, ovviamente quello di Milinkovic è più alto. 70 milioni, tutti se li merita 70 milioni. Vabbè, Szczęsny è un portiere forte, ma 70 milioni non ne vale mai. 15 milioni, ma comunque Szczęsny non costa nemmeno poco, insomma. Jean-Victor Makengo, non so chi sia e di conseguenza metto più basso, sicuramente sarà più basso. Ok, la metà di quello di Szczęsny. Giulio Maggiore ci ha fatto un gol a noi dell'Inter quest'anno nella seconda partita, un gol della Madosca, che comunque vale di più, eh. Ragazzi, siamo a 13, siamo, abbiamo fatto 3. Abraham è più alto. Anche Abraham 50 milioni. Se gioca bene così la prossima stagione il suo valore aumenterà pure di più, eh.
Presti. Moise Kean è più forte, no, più forte, vale di meno, quindi Bairami avrà mezzo valore più basso e siamo a 16. Vediamo se riusciamo a battere sto record. Muldur, mi sa che non lo battiamo, perché io su Muldur sono poco aggiornato, non so quanto valga, credo che sia più... Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Abbiamo pareggiato 16 punti, non ci posso credere. Ma io, ragazzi, queste cose non ci si può credere. Vabbè, ne proviamo a fare un'altra, andiamo veloci. Igor della Fiorentina, più basso sicuramente, 6 milioni e mezzo. Vai avanti, bisogna farle veloce. Florenzi, più alto, anche se non è tanto. Florenzi, 5 milioni e mezzo. Non lo sapevo, dico la verità. Vabbè, Maxi Lopez, Mike Maignan è più alto, perché è un portiere che vale tanto. Cerchiamo di fare El Mkhitaryan, è più basso. 8 milioni Mkhitaryan. Victor Osimhen, più alto. Ecco, ad esempio, Osimhen vale più di Abraham. Seconda domanda per voi, ma secondo voi è più forte Osimhen o Abraham? Anche vedendo il valore del mercato, Osimhen 65 milioni, invece l'altro 50 milioni, che è Abraham. Fatemi sapere questo nei commenti. Marco Silvestri, vabbè, più basso Silvestri. Più basso Silvestri. Stefano Esciarau, ad esempio su questo sono un po' tentato, metto più alto, ma ok, ma è andata pure bene, perché Esciaraui è da un paio di anni che sta a giocare de merda, quindi non sta a giocare de merda, da un paio di anni che gioca le partite, le gioca pure bene, però non mi sembra un giocatore continuo. Vabbè, Duncan vale, però più basso, ok. Pensavo pure che volesse di più Duncan, Scalvini più alto, ve lo dico io. Scalvini 10 milioni, il prossimo anno sarà il difensore dell'Atalanta, vediamo un po'. De Vrij più alto, giustamente, 28 milioni, vabbè. Biraghi più basso, anche se capitano della Fiorentina, molto molto forte. Cataldi è forte, ma credo che sia più basso. Anche perché nella Lazio sono stati un po' tutti decadenti, a parte ovviamente Immobile, Milinkovic, poi basta, perché gli ha forse un pochettino Luis Alberto. Pellegrini costerà pure di più, ma pure Pellegrini è discontinuo come la Ceto. Baracca più alto, siamo a 13, cerchiamo di battere sto cavolo di record. Pier Calulu vale tanto, pure poco rispetto a quello che mi pensavo, ok. Florenzi, mi ha messo già prima, è più basso. Non sapevo che valesse così poco il nostro Florenzone. Manuel Lazzari è più alto, ma anche Lazzari è calato, Siamo a 16 punti, lo batteremo? Lo battiamo, dai, più alto quello di Luis Alberto, 28 milioni, e l'abbiamo battuto. Adesso vediamo fino a quando riusciamo a spingerci. Allora, Gonzalo Villar, più basso, sicuramente. Matteo Pessina più alto. Pessina al Monza, mamma mia, raga, sarà forte Pessina nostro, che se ne c'è. Questo già me l'ha messo prima, è più basso, 20 punti. Simone Bastoni costa di più, mamma mia. Bastoni mi piace, Simone Bastoni mi piace tanto. Muldur, avevo detto che è più alto, non ci credo, abbiamo sbagliato. Ma come ha fatto? Mio me l'ha fatta pure capitano Muldur. Quindi qual è il nostro record? È il record dei 21 punti. Dei 21 punti. Allora, vi propongo una sfida. Io questo video poi caricherò alcune clip, no? Su TikTok. Allora, vi propongo questa sfida. Se questo TikTok che caricherò raggiungerà i 17 like, oppure non so se su TikTok si possono chiamare like, no, li chiamiamo cuoricini, rifacciamo un altro video di questa serie dove andiamo a giocare con il livello del campione.
Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti sempre per il supporto che mi dimostrate.